Comandante, mi dispiace, sono un po' distratto. Questioni personali non influiranno sui miei doveri. Ho sempre tempo per il mio equipaggio. Che succede? Come dicevo, è una questione personale. Non voglio sprecare il nostro tempo in una stupida ricerca, ma... L'altra notte un fantasma mi ha fatto visita. Un familiare. Ti ascolto. Il mio diario personale ha ricevuto notizie sulla Hugo Gernsback, la nave su cui serviva mio padre. La settimana scorsa ha inviato una richiesta di soccorso. Shepard, quella nave è scomparsa 10 anni fa. All'epoca non parlavo con mio padre da 3 anni. Ho sepolto tutto, a parte il suo corpo. Potrebbe trattarsi di un segnale di soccorso automatico. È passato troppo tempo. Forse saresti più contento se tuo padre fosse ancora vivo. Non ci siamo frequentati molto e non ho brutti ricordi legati a lui. Ormai è una ferita rimarginata. Ma se è ancora vivo e ha bisogno di aiuto. Inoltre, di solito le richieste di soccorso non vengono trasmesse alla Normandy. Questa è arrivata nel mio diario personale attraverso i filtri di Cerberus. Possibile che ci sia di mezzo Cerberus? Chi ti ha passato l'informazione? Dubito che l'uomo misterioso terrebbe in sospeso un'operazione diretta tanto a lungo. Se c'è un legame, deve trattarsi di soldi. Cerberus ha bisogno di molti finanziamenti per progetti come te. Chiunque sia stato, ha coperto le proprie tracce. Forse qualcuno cercava un favore, oppure pensava di turbarmi. Da quelli possiamo aspettarci di tutto. Non andavi d'accordo con tuo padre? Non accampava scuse, glielo riconosco. Ha fatto uno sbaglio e l'ha riconosciuto, anche se ha continuato a commetterlo. Ormai i nostri problemi appartengono al passato. Ci ho messo 10 anni per diventare quello che sono. E lui non si è più fatto vedere. Parlami della Hugo Gernsback e di cosa stava facendo. Era una fregata privata. Quando scomparve non emerse nulla di rilevante sulla sua missione. Era una semplice operazione di ricerca e occupazione. Trovare un pianeta inesplorato, rivendicarlo e creare in fretta un avamposto più grande possibile per tagliare fuori eventuali concorrenti. Credo che ne avremo il tempo. Invia le coordinate a Joker. Grazie, comandante. Probabilmente troveremo solo un po' di ossa polverose, ma almeno così non ci penserò più. Della nave. Non ho rilevato segni di vita, ma potrebbe contenere tecnologia o informazioni utili. Eccola lì, è quasi intatta. Avrebbero potuto sopravvivere all'impatto, ma sono passati anni. A quanto pare è stata fatta a pezzi dopo lo schianto. Avranno cercato di recuperare la sonda il prima possibile. Continuare così, abbiamo fatto cose terribili all'equipaggio. Nelle condizioni in cui si trovano, non capiscono come li trattiamo. Basta distrarli tra tutte cose, già si dimenticano del pestaggio subito. Ciò deve finire. Con gli altri non abbiamo... Conosceva il suo equipaggio.
Il suo sostituto non richiede lo stesso livello di rispetto. Spero che quest'uomo sia in gamba, ma dubito che... Come si chiamava? Sara? Susanna? Oh cielo, non riesco a ricordare! Non ricordo il suo volto! Dobbiamo uscire, così potrò ricordare, ragionare a mente lucida. Devono sbrigarsi. Ripeto, allarme tossico, pericolo di decadimento neurale, flora locale chimicamente incompatibile con la fisiologia umana. Bypass, sonda recuperata, tempo di pausa, 8 anni, 237 giorni, 7 ore. A quanto pare questa sonda è qui da un pezzo. Perché hanno aspettato anni a lanciare il segnale? Pausa nel protocollo della sonda, 8 anni, 237 giorni, 7 ore. Pausa registrata come dati cancellati dal capitano sostituto Ronald Taylor. La cosa non quadra. Mio padre era il primo ufficiale. Ronald Taylor è stato promosso in seguito ai protocolli di controllo d'emergenza. Altri problemi segnalati: decelerazione rischiosa, cibo locale e decomposizione neurale. Protocolli di attivazione della sonda. Chi è al comando della nave? Dove sono i sopravvissuti? Il capitano Harris Fairchild è stato dichiarato morto a seguito della discesa suborbitale imprevista. Il primo ufficiale Ronald Taylor è stato promosso a capitano sul campo. Ma dove si trova adesso? La posizione dei restanti membri dell'equipaggio della Hugo Gernsback è sconosciuta. Questa sonda ha saltato numerosi cicli di manutenzione. Immagino che la decelerazione rischiosa sia riferita allo schianto. Dammi i dettagli. A seguito di un impatto non specificato e del mancato controllo subluce, la Hugo Gernsback ha effettuato una discesa imprevista al 465% della velocità suborbitale raccomandata. La Hugo Gernsback ha poi decelerato al 782% della velocità di avvicinamento raccomandata, subendo ingenti danni al rivestimento esterno e all'equipaggio. Il cibo locale danneggia le funzioni cerebrali? Quali sono i suoi effetti? Il danneggiamento delle funzioni mentali provocato da squilibri chimici ha inizio dopo 7 giorni dall'ingerimento della flora locale, indipendentemente da qualunque decontaminazione o preparazione. L'impatto sulle abilità cognitive superiori e sulla memoria a lungo termine è cumulativo, ma diventa significativo nel giro di un mese. Non è noto se il decadimento sia permanente o meno. La raccolta dati non è stata completata. Forza, andiamo. Mio padre aveva una sonda funzionante, ma non ha inviato alcun segnale per quasi 9 anni. Forse il decadimento neurale aveva colpito anche lui. Evitarlo per 10 anni sembra improbabile. Il capo aveva detto che sarebbe arrivato qualcuno. Ci è voluto molto, ma ha ancora il potere. Qualcuno ha perduto la fede. I cacciatori avranno visto la tua stella. Non ti permetteranno di aiutarlo. Di cosa stai parlando? Quello che dici non ha senso. Io non ricordo come si dice. Lui è il nostro capo. E noi lo serviamo. Così potremo tornare a casa. Ma alcuni vogliono combatterlo. E sono stati scacciati. Lui li ha esiliati. E ora loro cacciano le sue macchine e chi lo aiuta. Non credono che l'aiuti. Attento! Cacciatori! Non si fermeranno finché il capo non sarà morto! Uccidiamoli, agenti del bugiardo! Egli non fuggirà! Ti hanno vista, Shepard. Proprio in mezzo agli occhi. Uno in meno. Ah.
posizione neurale. Erano selvaggi. Mio padre non permetterebbe una cosa simile. C'è qualcosa che non va. Li avete uccisi, ma ogni giorno sono sempre di più. Vogliono combattere, ma io voglio solo tornare a casa. È fuori di sé. Dobbiamo trovare qualcuno ancora dotato di senno. Fatta a pezzi, logorata. Quei cacciatori fanno affidamento sulla pressione. Un campo di fortuna. Speriamo che siano più amichevoli rispetto al gruppo sulla spiaggia. Mi servono delle risposte. Sono palesemente docili, ma indossano i resti della stessa uniforme dei nostri aggressori. Non ci sono uomini qui. Che abbia effetti diversi a seconda del sesso? Che renda violenti gli uomini? È possibile. Ma la donna alla spiaggia ha detto che gli esiliati sono tornati come cacciatori. Al momento non ha importanza. Una di queste persone dovrà pur sapere cosa c'entra mio padre in tutto questo. Tu hai il suo volto. Ha promesso di chiamare il cielo, ma non manda nulla. Ci ha costretti a mangiare, a decomporci. Tu sei maledetto dal suo volto. Non è una bella reazione alla somiglianza, Jacob. Perché mai mio padre dovrebbe costringere il suo equipaggio a mangiare cibo tossico? Guarda queste scorte di cibo avariato. Sembra che si siano nutriti solo di cibo locale tossico per chissà quanto tempo. Come se non fosse evidente. Ha un volto crudele. Il suo volto crudele. I cacciatori ti uccideranno. Combattono perché lui li ha esiliati e ha atteso troppo a lungo. Ma che diavolo? Qualcuno li ha sicuramente spinti a farlo. Qui siamo al limite dell'adorazione. Soppressione bersaglio. Sono un po' troppo per questi qui. Beh, questo... Vi prego, venite qui. Voi potreste porvi fine. Tu hai il suo volto, ma combatti queste macchine. Forse tu porrai fine a tutto questo. Questo... ho dimenticato come si legge, ma questo fu l'inizio. Quello che ci promise e quello che ci fecero. Abbiamo bisogno del cielo. Riportaci in cielo. Jacob, che cosa dice? È un diario di bordo. Alcuni membri dell'equipaggio pensavano che le riparazioni della sonda ci stessero impiegando troppo tempo. Temevano di esaurire le scorte e di impazzire per il decadimento. Mio padre restrinse ai soli ufficiali il consumo del cibo di bordo in modo che non venissero infettati. Tutti gli altri dovettero mangiare cibo tossico, sperando in una cura futura. Il resto è un elenco delle vittime. Alcuni si sono ribellati alla decisione, così mio padre e gli ufficiali hanno usato i mech contro di loro. Non era adatto al comando, e questo gli si è ritorto contro. Non riusciva a tenere in riga l'equipaggio senza ricorrere alla violenza. Non si è fermato lì. Altri incidenti e castighi severi. È come fossero capi di bestiame. O giocattoli. Nel giro di un anno tutti i maschi dell'equipaggio furono esiliati o morirono. Separarono le donne. Le assegnarono agli ufficiali come animali da compagnia. Dopo che la sonda fu riparata, tra le vittime iniziarono a comparire anche gli ufficiali. Dopo, mio padre ha assunto il controllo e non ha fermato tutto questo. Spiega se gli effetti del cibo tossico possono essere curati o meno? No, ma sembrerebbe la scelta giusta. Se si fossero ammalati tutti, chi avrebbe riparato la sonda? Non avrebbero potuto andarsene. Ma l'hanno aggiustata e il segnale non è stato inviato fino ad ora. Comincio a capire perché. Spiega perché ha separato gli uomini dalle donne? Oppure è davvero come sembra? No, si perde in deliri incomprensibili.
Forse gli uomini sono diventati violenti da subito, ma a giudicare dalle condizioni di questo posto direi che i cacciatori sono cosa recente. Quello che ha permesso succedesse qui, Shepard, non vedo alcuna giustificazione. Non abbiamo visto nessun ufficiale che li abbia uccisi? Dopo lo schianto ne erano rimasti 5. Staff medico, tecnico e del ponte. Riparare la sonda e tenere al sicuro le persone non avrebbe dovuto essere un problema. Tutti uccisi nel giro di una settimana. Circa un mese dopo aver riparato la sonda. Vedi una spiegazione in tutto questo? È tuo padre. Lo è davvero? Nulla di tutto questo corrisponde. Forse la decisione iniziale, ma il resto? Questo è un chiaro abuso di potere. Devo trovare quest'uomo. Sono con te, Shepard. Qui parla il capitano Ronald Taylor. Grazie al cielo siete qui. Il mio equipaggio è impazzito. Sono riuscito a liberarmi a fatica. È davvero lui, dannazione. Si è liberato, sta cercando di salvarsi le chiappe. Il vecchio cadavere è stato messo in posa, come un avvertimento. Quelli più recenti sono stati lasciati dove sono caduti. I cacciatori hanno contrattaccato. Si è divertito e ora vuole andarsene. Figli di puttana. Via
Siete qui. Lo sapevo che una vera squadra sarebbe riuscita a passare. Mi dispiace se i mech vi hanno dato problemi. Quando torneremo nello spazio dell'Alleanza, ti comprerò qualcosa di carino. Mi aspettano un bel po' di stipendi arretrati. Che mi dici del tuo equipaggio, capitano sostituto? Tutto perduto. Hanno perso il controllo per colpa del cibo tossico. Mi hanno dato questo posto in una specie di rituale. Aspettare di trasmettere il segnale è stato un inferno. È il meglio che sai fare? Permetti a tutti i tuoi uomini di rispondere in questo modo? Chi sei tu esattamente? Comandante Shepard della Normandy, immagino che tu sia imparentato con il signor Taylor. Taylor? Jacob? No. No, Jacob. Perché non me? 10 anni di tutto questo parrebbero migliori a qualcun altro? Devi capire, questo non sono io. La posizione di comando ti cambia. Io non ero pronto a quel compito. Mi sono assicurato che tu venissi istruito a dovere prima che io partissi. Speravo che non mi avresti trovato. Voglio essere ragionevole, capitano. Ma 10 anni? Cosa è successo? Dannazione! Perché hai fatto questo al tuo equipaggio? Hanno opposto resistenza al piano. Si sono ammutinati. Abbiamo dovuto usare il pugno di ferro per mantenere l'ordine. E le cose si sono sistemate. Quando è subentrata la decomposizione, abbiamo fatto in modo che l'equipaggio fosse a proprio agio. Alcuni sembravano persino più felici. L'ignoranza è una benedizione, no? E loro erano felici di lasciarsi guidare come da un istinto. Esercitare l'autorità totale era semplice, all'inizio almeno. Col passare dei mesi, gli effetti ridussero le inibizioni. Iniziarono a regredire. Non comprendevano più il grado né il protocollo. Abbiamo dovuto stabilire il nostro dominio. Dopo un po' la dominazione ci apparve normale. Tutto qui. Hai creato una corte dove tu eri il re. 10 anni persi a giocare in una fantasia da bambini. Non so dire il momento preciso in cui tutto andò a rotoli. Ma quando la sonda fu pronta, non mi sembrò una buona idea rivelare tutto quello che era successo. Cos'è successo agli altri ufficiali? Anders ha recuperato la coscienza un po' troppo tardi per tirarsi indietro. Ha avuto un incidente. L'aria si era fatta tesa. E in fin dei conti ero io quello che aveva i mech. Ho calcato un po' la mano nel fare di alcuni degli esempi. Ma una volta che le acque si furono calmate, mi sono comportato bene con la mia gente. Sembrava mi fossi guadagnato un po' di pace. Vi siete contesi quelle persone come fossero giocattoli. Oggetti. Le scorte della nave non sarebbero durate in eterno. Sapevi che un giorno o l'altro questo sarebbe finito. Mangiando da soli i tempi possono dilatarsi parecchio. Inoltre ci sono pensionamenti ben peggiori che spogliarmi e unirmi ai bavosi. Questo è stato prima dei cacciatori, naturalmente. Stupido o no, me ne accorgerei se mi mettessero le mani addosso ora. Vogliono sangue. E il mio preferirei tenermelo stretto. Ruota tutto intorno a te. Ogni cosa. Non sentivi la responsabilità di andartene da qui per il bene della tua famiglia? Gli ho dato un buon esempio. Era un bravo ragazzo
E sarebbe stato meglio se non mi avesse seguito. L'abbiamo capito molto prima che iniziassi ad accettare i lavori nello spazio profondo. E dopo che le cose qui si misero male, sparire dalla mappa galattica mi sembrò la cosa più sensata. Almeno finché non hai avuto bisogno di qualcuno che ti salvasse il culo. Cosa ha spinto gli uomini a cambiare e a minacciarti? Questo pianeta è sottoposto a bizzarri cicli. Ho visto delle piante che non avevo mai visto prima. Un clima molto strano. Forse alcuni si sono adattati particolarmente bene. Quindi se li tratti come animali, incredibilmente diventano tali? Possiamo aiutare queste persone. Cerberus può fare arrivare qui delle navi in pochi giorni e portare tutti in salvo. Lui non vale nemmeno il carburante per tirarlo fuori nell'aria che respira. Ed è fortunato che non lo ritenga nemmeno degno di una pallottola. Non so chi sei, perché tu non sei il padre che ricordo. Lo porteremo dinanzi a un tribunale dell'Alleanza. Per ogni anno che ha trascorso qui, ne avrà 10 per riflettere. Anche se avesse tutto il tempo della galassia, l'uomo che ha fatto questo non distingue il bene dal male. Mi dispiace, Jacob. Ho fatto del mio meglio. Ho smesso di crederci da 10 anni. Le navi dell'Alleanza porteranno al sicuro il capitano Taylor e il suo equipaggio, comandante. Quando arriveranno, ce ne saremo andati da un pezzo. Non devi farti individuare. Ricevuto. Come sarebbe a dire che non sei stato tu? Jacob, se avessi diffuso io le informazioni sulla Gernsback, a quest'ora starei sorridendo per il modo in cui hai risolto la situazione. E non sto sorridendo. Niente passa da questa nave, la mia nave, senza che ti venga fatto rapporto. Non avevo più motivi di Jacob di credere che suo padre fosse vivo, ma sono lieto di sapere che avete risolto la situazione. D'accordo. Quindi se non l'hai inoltrata tu, chi è stato? Io. Lo sospettavo. Chi altri avrebbe avuto accesso ai canali di Cerberus? Non erano riservate, solo difficili da trovare. Una volta la cosa ti importava. Inviarla è stato come mantenere una vecchia promessa. E io mantengo sempre le promesse. Miranda, discuteremo della tua libera interpretazione del protocollo di sicurezza in privato. Shepard, Jacob. Sei d'accordo, Jacob? Sono tutte stronzate, Shepard. Il capitano Taylor può marcire in prigione. Non cambia chi sono o cosa so. Ho già pianto l'uomo che era un tempo. Immagino sia stato un buon padre e che nemmeno lui possa cancellare quello che mi ha insegnato. Davvero non sapevi che dietro a tutto questo c'era Miranda? No, lei ha buona memoria. Selettiva, ma buona. Era da tempo che non pensavo a quei giorni. Non ho idea, però, di quale promessa parlasse. Non sono sicuro di volerlo sapere. Lei vuole un uomo migliore di me. Andiamo, c'è del lavoro da svolgere. Sì, comandante. Shepard, grazie dell'aiuto. Nessun problema, Jacob.